Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con i webinar del gruppo editoriale La Scuola 6. Siamo oggi in compagnia di Luciano Pace. Benvenuto Luciano. Grazie, grazie a te e buon pomeriggio a tutte e a tutti. Ben ritrovati a tutti, vi presento brevemente il nostro relatore prima di lasciargli la parola. Luciano Pace è insegnante di pedagogia e didattica degli RC e di progettazione didattica presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Italo Mancini di Urbino, di didattica degli RC presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e di didattica generale e della religione presso l'Istituto Teologico Paolo VI del Seminario di Brescia. È autore del testo Riflessi in uno specchio, la proposta per gli RC nella scuola secondaria di secondo grado e ha collaborato alla realizzazione del volume La strada verso casa, che è la novità di IRC alla secondaria di primo grado a marchio La Scuola. A questo proposito vi invito, come sempre, qualora doveste essere interessati a ricevere una copia saggio di La strada verso casa, a lasciarci il vostro nome e cognome e l'indirizzo dell'istituto presso il quale insegnate qui, utilizzando il solito format domande. Lo potete utilizzare come sempre anche se avete delle domande per il professore, che a fine esposizione avremo i soliti 10 minuti, un quarto d'ora di dialogo. Ecco, quindi vi invito a lasciare i vostri commenti come sempre. Segnalatemi anche eventuali difficoltà tecniche, se non vedete, non sentite, sono a disposizione. Vi anticipo che durante il webinar ci sarà un piccolo sondaggio da effettuare. Se avete a portata di mano il vostro smartphone, ci sarà da scansionare un QR code, altrimenti se non avete questa possibilità potete collegarvi al sito, dopo avrete tutte le indicazioni. Detto questo, Luciano, a te la parola, ti ringrazio. A più tardi. Grazie. A dopo. Grazie, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Oggi devo chiedere scusa, sentite magari per chi frequenta i webinar che faccio, che il mio tono di voce è un po' diverso. Ahimè, sono leggermente influenzato con un po' di raffreddore. Però parliamo di una tematica importantissima, bellissima, che è di fondamentale importanza nella vita sempre, ma appunto in particolar modo durante la preadolescenza e l'adolescenza, ed è la grande tematica dell'amore e quello anche che il cristianesimo dice intorno all'amore, che può essere insegnato nell'insegnamento della religione cattolica. Oggi per il webinar che tengo ho organizzato non una classica, diciamo, presentazione in PowerPoint o Canva o Genially, ma ho utilizzato appunto questo ultimo programma Genially per impostare un'infografica interattiva, in modo da farvi vedere in che modo potrebbe essere, diciamo, fruibile durante anche una lezione frontale fatta online, una presentazione che ha uno stile leggermente diverso, che non prevede una rigida conseguenzialità da una slide all'altra, ma è una grande lavagna interattiva, che si presta, diciamo, anche un pochino all'improvvisazione di chi propone l'incontro o la lezione. Ecco. Però anche in questo caso, prima di mostrarvela e prima di iniziare un pochino la riflessione che vi propongo, che vi anticipo già, sarà più questa volta di ordine pedagogico piuttosto che didattico, facciamo il sondaggio di cui parlava Maria Luisa, sempre un piccolissimo sondaggio per considerare alcune delle vostre idee ed esperienze d'aula rispetto al modo in cui insegnate il senso dell'amore e delle relazioni affettive durante l'IRC. Quindi ricederei subito la parola a Maria Luisa. Perfetto, Luciano, se condividi un momento lo schermo facciamo vedere il codice ai nostri Certo. partecipanti, poi la condivisione. Allora, dovreste riuscire a vederlo. Ecco, questa è l'infografica.
Il codice lo potete scansionare attraverso QR code oppure entrando in menti.com è 21084273. Esatto, perfetto, lasciamo qualche secondo il QR code. Vi ho scritto in chat anche il sito appunto e il codice da inserire, così mi diamo il tempo di entrare. Intanto io preparo. Allora. Ecco, vedo che qualcuno sta chiedendo il codice, è 2108 4273, ve l'ho scritto anche in chat. Allora. Maria Luisa, lo schermo comunque si vede in questo Sì, momento. Tu. adesso si vede, perfetto, grazie. Tra pochino. Direi che possiamo spostare la condivisione. Dimmi Luciano, magari se si vede. Opla. Sì, riesco, sì, riesco a vedere qua, aspetta, sono importanti. Eccoti, adesso ti ingrandisco, si vede? Sì. Perfetto. Allora, vediamo per questa è la nuvola. Lealtà, fiducia, condivisione, sincerità. Cioè, queste sono vere e false amicizie, però rimangono. Ok, grosso modo. Lealtà e sincerità sono le più gettonate. Fiducia. Fiducia, lealtà, sincerità, condivisione, fedeltà, rispetto. Stavo vedendo anche quelle più in piccolino. Sì, Esatto, sfogarsi aiuto. sfogarsi. Non giudicante, ecco c'è anche questo, poi c'è un Instagram che sicuramente fa parte del loro modo di percepire queste cose. Sicuro. Però ecco, la cosa che diciamo. Adesso, almeno vedendo come si genera la nuvola, rimangono lealtà, fiducia, sincerità, condivisione, rispetto in primo piano, mentre affetto è curioso, diciamo, che non sia fra le parole più gettonate, parole mettiamo così in secondo piano, anche se adesso c'è ascolto, accettazione. Bene, Ok. direi di passare alla successiva. Questo è un'indicazione interessante, grazie. A quali aspetti di Eros fai riferimento a lezione? Vediamo un po'. Ovviamente la domanda suppone che nelle lezioni intorno all'amore e all'affetto si parli anche dell'Eros. Però infatti per ora non ne ho parlato. Agape. Potrebbe sembrare strano, ma non tanto. Non ne ho parlato. Spontaneità, filia, attrazione, vitalità. Possesso, gelosia, dipende dall'età dei ragazzi, a volte è delicato, naturalità del sentimento, intimità, sentimento, emozioni e desideri, certo, completamento, emozioni,
se emerge ancora qualche aspetto, per ora non ne ho parlato. Ecco, questa cosa è anche interessante, no? Passione, primo bacio, aspetti psicologico, biologico, spirituale, attrazione, ok. Emerge molto questo aspetto. Spiego, l'essere umano è 3D, anima, corpo e spirito, ognuno corrispondente a una forza. L'eros è la forza del corpo. Interessante. L'approccio paolino è la tripartizione dell'uomo. Non è facile, d'impatto, emozioni. Poi fratellanza, anche, cioè, innamoramento, ecco, braccio, donazione, rispetto, amore, attrazione, affinità. Mi sembra tutto sommato che i passi dell'amore, questo è un romanzo di Nicholas Sparks, sul quale poi ho fatto anche un bel film. Ma i passi dell'amore, il libro sarebbe interessante da poter far leggere in un laboratorio di lettura su queste cose, perché ha una sua saggezza. E poi, essendo un romanzo, è più facile da leggere. Complementarità. Però stavo dicendo che emerge, diciamo, soprattutto l'aspetto dell'emozione, del sentimento, ecco, che si prova soprattutto di attrazione. Più Esatto. altri elementi che sono collegati all'eros, che fanno già parte però della comprensione dell'eros propria, diciamo, del cristianesimo, come la complementarietà, l'ascolto reciproco e altri di questi aspetti. Va bene? Passiamo alla Grazie. prossima. Vediamo. Ecco, Eccoci quindi la domanda è proprio per l'insegnante, cioè nel momento in cui si insegna intorno alla carità, quali contenuti proprio presenti a lezione, al di là, diciamo, di quello che è anche l'immaginario degli studenti, però intorno specificamente alla carità. Ok. Empatia, certo. Vicinanza, empatia, amore, sacrificio, comprensione. Mettersi nei panni, virtù. Amore che Dio ha per noi, certo. Comunione, disponibilità, testimonianza di vita, sì, ecco, reciprocità, gioia, ecco, dono di sé, volontariato, ecco, vediamo, condivisione, dono, amore, gratuità, volontariato, anche, è una parola che torna. Condivisione, comunione. Ecco, già comunque, intanto che si compilano le parole, già dal vostro sondaggio si potrebbe notare un aspetto che di certo è anche abbastanza scontato per noi che insegniamo religione, che però emerge bene, che può essere messo in risalto, no? È che nel momento in cui, diciamo, ci si collega di più all'eros, si tende a segnalare gli aspetti intrapsichici, emozionali, passionali. Quando invece ci si riferisce alla carità, ci si riferisce alla relazione, condivisione, comunione, il dono, il far qualcosa, la condivisione. Già questo, ecco, ripeto, potrebbe apparire scontato per noi, però non sarebbe banale, appunto, da segnalare a lezione agli studenti.
Va Benissimo, bene. direi Bene. Devo dire che mi trovo in sintonia anche questa volta, cioè non noto, diciamo, qualche cosa con il quale mi sentirei in contrasto rispetto a quello che è emerso. Ecco, a partire però da questo sondaggio e per preparare questo webinar, ho pensato di ripercorrere, diciamo, quello che poteva essere anche l'immaginario di un grande autore del Novecento intorno alla considerazione dell'amore e delle tipologie di amori che esistono, e magari qualcuno di voi già lo conosce. Ho fatto riferimento in particolare a questo testo che trovate nell'edizione della Yakabook recente, che è quella che ho anche io, l'autore delle Cronache di Narnia, Clive Staple Lewis. Tra quello che ha scritto c'è anche appunto questo testo, I quattro amori, affetto, amicizia, Eros e carità. Anche rispetto al libro di religione delle secondarie di secondo che ho scritto, i temi riguardanti gli affetti, l'amore, hanno tratto spunto dalla lettura di questo testo, che prendiamo in considerazione più da vicino oggi, perché è un testo, a mio giudizio, dal grande valore pedagogico. In particolare, Lewis, anche con simpatia, attraverso tanti racconti, anche di tante esperienze della sua vita, attraverso le tante letture che faceva, era una persona molto colta, dotta, ha condensato in questo testo una saggezza intorno all'amore e al modo in cui si distingue. I criteri che ha adottato per la distinzione sono fondamentalmente due, ve li ho riportati qui. Ecco, prima di continuare, l'immagine interattiva, come vedete, appunto, prevede di andare a cliccare o posizionarsi con il mouse. Dal punto di vista didattico, dicevo, si presta a poter, diciamo, garantire una miglior flessibilità durante la lezione rispetto alle slide sequenziali. Questo perché le immagini interattive o le infografiche interattive possono essere adottate in contesti dialogici dove gli studenti possono anche direttamente intervenire con qualche loro considerazione e si ha tutto a disposizione e non si è obbligati necessariamente andare avanti ed indietro. Ecco. Io ve la presento però in maniera più sequenziale, perché questa possibilità, nel nostro caso del webinar, la possibilità di interazione più diretta non ci è concessa a motivo del fatto che siete sempre in tanti. Dicevo, tornando a noi, perché è interessante questo test e qual è il suo valore dal punto di vista pedagogico? È che Lewis utilizza due criteri per distinguere le tipologie di amori. Il primo criterio è, potremmo dire, un criterio di ordine relazionale, cioè a quale relazione si riferisce una determinata tipologia di amore. E appunto, rispetto a questo primo criterio, lui segnala i quattro amori: affetto, amicizia, eros, che considera amori naturali, e la carità, che considera amore sovrannaturale. Lewis è dentro, diciamo, il mondo dell'anglicanesimo cattolico, diciamo, classico, in cui la distinzione, diciamo, teologica natura-sovranatura, per lui è ancora di valore ed è ancora importante. Quindi questo è il primo criterio, cioè le tipologie di relazione
che mostrano diverse tipologie di amori. Però, diciamo, mischia questo primo criterio con un secondo criterio, che è invece più di tipo interno, potremmo dire psicologico, riguardante appunto le emozioni e quello che possiamo sentire nel momento in cui amiamo o ci sentiamo amati dagli altri, che sono appunto tre forme di percezione che lui chiama amore bisogno, amore apprezzamento e amore dono. Non sto troppo a dilungarmi sulle definizioni, penso che sia abbastanza autoevidente quello che intende dire con l'idea di un amore bisogno, un amore apprezzamento e un amore dono. E in tutto il testo, presentando ciascuna tipologia di amore in virtù della relazione che lo permette, fa notare in che senso in quella forma d'amore esistono l'amore bisogno, l'amore apprezzamento, l'amore dono, come si intersecano, che tipo di relazioni ci sono, eccetera, eccetera. Quindi è un criterio di presentazione che risulta poi alla fine chiaro ed efficace nell'intento che si propone e non pesante, perché lo stile, per chi magari di voi lo conosce, lo stile di Lewis nello scrivere è sempre uno stile leggero, è British ma leggero. Questo per motivare come mai il riferimento a questo libro di testo. L'accostamento ai quattro amori di Lewis poi si sposa particolarmente bene con ciò che dicono anche le indicazioni dell'IRC riferite all'ambito dell'affettività. Per quanto riguarda la secondaria di primo grado, si legge nel DPR 11 febbraio 2010, appunto, che l'alunno deve sapere esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto alle relazioni affettive. Poi, evidentemente, questo obiettivo di apprendimento continua anche, però vedete che c'è proprio il riferimento preciso alle relazioni affettive e si parla al plurale. Uno dei rischi magari che si può avere a lezione è che quando si presentano le relazioni affettive parliamo immediatamente della relazione sponsale, quando invece le relazioni affettive possono prevedere anche l'amicizia o quello che appunto Lewis chiama anche il semplice affetto che si può avere nei confronti degli altri. Per quanto riguarda invece la secondaria di secondo grado, in una delle abilità collegate al quinto anno, in particolare per quanto riguarda i licei e istituti tecnici, c'è il riconoscimento del valore delle relazioni interpersonali e della affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo. Ecco, vedete che siamo all'interno di questa cornice delle nostre indicazioni dell'IRC, quindi siamo tranquilli che fa parte proprio di quello che disciplinarmente ci riguarda. Dico questa cosa perché nell'esperienza di vita scolastica potrebbe succedere che qualche critica magari giunge alla nostra disciplina per il fatto magari che sembra che quando andiamo a proporre unità di apprendimento su questi temi, noi facciamo un'attività indebita. Perché? Perché a scuola ci sono già i percorsi di affettività e di educazione alla sessualità. E, perché, non so, è un aspetto di cui non dovrebbe occuparsi più direttamente nessun insegnante, figuriamoci l'insegnante di religione intorno a questi problemi. Ecco, anche ai colleghi che dovessero avere delle perplessità in questo senso, potremmo con tranquillità rispondere che invece appunto nelle nostre indicazioni è segnata l'importanza di questi aspetti collegati all'affettività e che non c'è niente di indebito da parte nostra se proponiamo riflessioni, unità di apprendimento, attività didattiche che riguardano l'affettività. Anzi, l'accostamento a Lewis è particolarmente interessante proprio inserito nell'insegnamento della religione cattolica perché nei quattro amori lui segnala il fatto che scrive anche da cristiano e non semplicemente da letterato
quindi non ha nessun problema lui nel testo anche a esporre quello che ritiene proprio della sua fede, della sua fede di uomo dotto, ma che comunque è contenuto della sua fede intorno all'amore. E dicevo questo, a maggior ragione diventa interessante perché anche qui non so quale possa essere l'esperienza di ciascuno di voi che ascolta, però a me sembra di raccogliere, anche sentendo diversi insegnanti, che normalmente i corsi tenuti a scuola, sia tra la seconda e la terza media o nei primi anni delle superiori, intorno all'affettività, alla sessualità, siano fondamentalmente corsi di ordine medico-igienico, dove gli aspetti psicologici, se vengono toccati, vengono toccati, diciamo, en passant, tangenzialmente, ok? Figuriamoci gli aspetti spirituali collegati all'amore. Ecco, quindi penso diventa interessante invece che come insegnanti di religione, diciamo, oltre a quegli elementi, c'è qualcos'altro che l'amore vuol dire sul senso della vita, che ha a che fare col nostro crescere come persona umana, che non riguarda appunto esclusivamente aspetti igienici o medici. L'altro elemento, e poi anche qui sempre per partire un pochino dalla concretezza della vita scolastica, in modo da sempre avere presente che le nostre proposte didattiche in un qualche modo devono venire incontro a quello che gli studenti vivono nella loro quotidianità. Più normalmente, quando i preadolescenti di seconda e terza media, ma questo anche durante l'adolescenza, è vero, quando i preadolescenti parlano dell'amore, se ne parlano facendo riferimento al sentire, al sentimento. Fanno più fatica e risulta proprio loro strano anche sentir dire che l'amore ha a che fare anche con un impegno, che è anche un'attività, qualche cosa che si può imparare a fare, qualcosa che si può volere, non solo quello che si sente. Ma è abbastanza normale, credo che diciamo, la loro percezione intorno al problema dell'amore sia molto collegata al sentire, perché uno dei principi irriflessi che sentono alla TV in qualsiasi programma pomeridiano è che tu sei quello che senti. Il tuo sentire è sopra ogni altra cosa, tu ti qualifichi, no? Per quello che percepisci interiormente, non ti qualifichi per quello che fai, per il modo in cui vivi, per ciò che credi perché hai fatto anche un atto di accettazione pensosa di quello che credi, che quindi non è collegato solo al sentire. Ecco, non vorrei che le due cose fossero messe in contrasto, c'entra anche il sentire, però l'approccio ai quattro amori appunto permette di comporre il discorso intorno al sentire nell'amore con altre tipologie di discorso sull'amore che per noi come insegnanti di religione rimangono importanti. Bene, questa era una grande premessa. Adesso vi leggo anche qualche cosa di ciò che Lewis ha scritto e così. Ma direi, io partirei in effetti dalla carità, cioè dal fondo, prima di considerare gli altri tre. Perché appunto vi dicevo, per Lewis, affetto, amicizia ed eros sono quelli che considera amori naturali, che fanno parte, diciamo, della natura dell'essere umano, indipendentemente dal fatto che creda in Gesù risorto. Invece la carità esiste, come sappiamo, esclusivamente nella dimensione della fede in Gesù risorto. Ma che cosa vuol dire per Lewis questa carità e come un po' ne parla anche nel testo? Vi ho messo un piccolo pezzettino che vi leggo volentieri. Siccome ne parla verso la fine del testo, quindi ha già scritto
più di 100 pagine intorno all'amore naturale, e quindi dice ben poco si è detto in questa sede degli affetti naturali come possibili rivali dell'amore dovuto a Dio. Tacere ancora su questo punto è diventato però impossibile. Vediamo che c'è, usa la parola rivalità, possibili rivali, quindi bisognerà anche intendere ciò che vuol dire. Tutte le cose umane trapassano. Non lasciamo che la nostra felicità dipenda da qualcosa che potremmo perdere. Se vogliamo che l'amore sia una benedizione, e con quell'amore intende qualsiasi delle tre forme di amore precedentemente individuate, quindi se vogliamo che i nostri affetti, le nostre amicizie e il nostro amore sponsale sia una benedizione e non un tormento, dobbiamo indirizzarlo soltanto a quel bene che non tramonterà mai. Ma dal punto di vista, diciamo, della descrizione di che cosa vuol dire questo indirizzare al bene che non tramonterà mai, Lewis fa notare in effetti che l'amore verso Dio o è al primo posto o non c'è. Che può sembrare una cosa, diciamo, molto forte da dire. Però magari noi che insegniamo religione sappiamo che poi non è così falsa, anzi che è vera, cioè che il posto adeguato all'amore di Dio nella nostra vita può essere solo il primo, perché appunto dipende da Lui che ci eleva a Lui. Diceva giustamente qualcuno prima che l'aspetto della carità sarebbe quello di sapere che si è anzitutto amati da Dio. E su questo le riflessioni di Lewis sono sagge. In particolare, così vi faccio vedere anche come funziona un pochino la presentazione. Se andiamo a approfondire quello che potrebbe essere un equivoco collegato alla carità, è che la carità è anzitutto, prima ancora di essere qualcosa che doni, qualcosa che ricevi e che accetti. Perché il primo passo della carità è Cristo crocifisso, no? Che si dona agli esseri umani, cioè ricorda la lettera di Giovanni, non siete stati voi, no? Ad amare Dio per primi, ma lui prima ancora, no? Che voi poteste anche solo rivolgervi magari a lui, avere qualche attenzione verso di lui, vi ha amato per primo. Perché mi piacciono queste parole di Lewis, che noi conosciamo tanto, le abbiamo sentite tante volte, però dette da uno che si è convertito dall'ateismo al cristianesimo, hanno una loro potenza queste parole. Guardate come lo rende. Tutti noi siamo oggetto di carità, in quanto ciascuno di noi In ciascuno di noi vi sono aspetti che gli altri non sono portati spontaneamente ad amare. Chiunque abbia dei buoni genitori, una buona moglie o un marito o dei bravi figli, potrà essere sicuro che in determinate circostanze egli è oggetto di carità e non amato perché è amabile, ma perché colui che è l'amore stesso risiede nel cuore di chi lo ama. Io uso un'espressione bellissima anche dal punto di vista letterario. E secondo me farle leggere anche agli studenti queste parole potrebbe avere un effetto buono, se evidentemente sono disponibili ad ascoltarle, sempre col presupposto che la cura della relazione nel nostro insegnamento è il fondamento indispensabile per poter poi proporre qualsiasi cosa a lezione. Colui che è l'amore stesso risiede nel cuore di chi lo ama. Ecco, rispetto appunto a quello che si potrebbe segnalare intorno alla carità, questa dimensione di accettazione potrebbe essere abbastanza originale anche per noi, perché vedete che più normalmente noi pensiamo alla carità appunto come un atto di donazione. E quale sarebbe la qualità fondamentale della carità? Che la carità opera nel cuore di una persona un processo appunto di ordine educativo, che sebbene implichi una sorta di contrasto con gli altri amori naturali, cioè è proprio qualcosa di diverso e deve stare al primo posto, non significa che li va ad annullare, ma li va a benedire.
Lewis scrive: agli affetti naturali viene richiesto di diventare tramite di carità pur restando quello che sono, cioè affetti naturali. In questo si può scorgere con immediatezza un eco, una rima, un corollario dell'incarnazione stessa. Ciò non sorprende poiché l'autore di entrambi è il medesimo, qua c'è l'ironia tipica sua. Come Cristo è vero Dio e vero uomo, così gli affetti naturali sono chiamati a diventare perfetta carità e anche perfetti affetti naturali. E questa è l'opera, diciamo, che Dio fa all'interno della vita di una persona a cui ha concesso il dono della carità. Questo approccio ha dei vantaggi rispetto agli studenti, perché permette di distinguere bene la carità come concetto teologico rispetto alle opere di pietà o alle opere di benevolenza. Qualcuno ricordava la prima Corinti 13 nelle parole, no? L'inno alla carità. Sì, che le azioni, no, che facciamo nei confronti degli altri, certo, sono opere di pietà, hanno una grande importanza, però avere la carità, aver ricevuto in dono la carità, è un'altra cosa. E l'effetto all'interno della persona della carità è rendere gli affetti naturali pienamente quello che sono. Logicamente, Lewis, per tutto il testo, ha tentato di dimostrare, parlando degli altri tre, che se sono vissuti, come dire, in maniera a sé stante e non animati invece dalla carità, sono, diciamo, degli elementi importanti della vita umana, quindi non vanno rinnegati, ma hanno anche qualche difetto. Manifestano dei difetti quando vogliono essere in un certo qual modo assoluti, senza che invece al primo posto ci sia l'amore di Dio. Quindi adesso ritorniamo indietro e cerchiamo di considerare qualcosa appunto dell'affetto, dell'amicizia e dell'eros, che è positivo in quanto naturale, che però può essere perfezionato dalla carità, e che cosa succede se non viene perfezionato dalla carità. Allora, dell'affetto Lewis dice: vorrei cominciare dal più umile e più diffuso degli affetti, da quell'amore che apparentemente sembra avvicinare maggiormente la nostra esperienza a quella degli animali. Premetto fin d'ora che non lo considero meno degno. Niente nell'uomo è migliore o peggiore soltanto perché è comune anche agli animali. L'affetto è quell'amore spontaneo che evidentemente si può avere, dice Lewis, anche nei confronti di un animale, ma alle volte si può investire anche un oggetto di affetto, quindi non solo le persone o gli animali. E appunto è il più naturale, il più umile, il più spontaneo, gratuito. Può esistere, qui l'età non c'entra niente, si può provare, diciamo, affetto tra bambini molto piccoli ed anziani, non c'entra niente la distinzione di sessi, maschio e femmina. E, l'affetto si accompagna alla simpatia che si può provare, però diciamo la qualità che spicca, o meglio le qualità che spiccano dell'affetto, secondo Lewis, sono due. La prima, il fatto che sorga in un contesto familiare e che in un qualche modo il contesto di vita quotidiana, quello familiare in cui viviamo gli affetti, ok, quindi che determinano questi legami naturali e spontanei, questo contesto deve in un qualche modo essere ragionato, tenuto sotto controllo, riflettuto. Perché, dice Lewis, proprio perché è nella quotidianità che viviamo i nostri affetti, nella nostra professione, no? Noi siamo insegnanti, quindi possiamo provare affetto nei confronti dei colleghi, degli studenti, del dirigente, del personale ATA, ma in famiglia, cioè quello che è la nostra quotidianità, no? Però in che senso bisogna stare attenti? Perché se non si comprende la dinamica familiare dell'affetto, l'affetto si potrebbe trasformare molto velocemente anche in diniego
della persona, laddove invece la qualità più bella e spontanea dell'affetto sarebbe appunto, secondo Lewis, la sopportazione dei difetti di coloro che quotidianamente abbiamo intorno, appunto perché verso di loro proviamo affetto. Su questo, diciamo, dal punto di vista anche di qualche esperienza didattica, qualche piccolo accenno didattico ve lo faccio anche oggi, anche se vedete che la riflessione è più di tipo pedagogico, più di tipo psicologico, potrebbe essere interessante far fare delle attività agli studenti intorno alle dimensioni appunto degli affetti familiari, cercando di far loro mettere in colonna quello che non so, del loro papà, della loro mamma, dei loro vicini, dei loro compagni, eccetera, eccetera, secondo loro non va bene e che un pochino sopportano e in che senso potrebbero imparare magari a essere più affettuosi. E d'altro canto, far fare il lavoro anche su loro stessi e dire, beh, però insomma, ma io che sono comunque oggetto d'affetto da parte di qualcuno invece, in che senso do un po' troppo per scontato che magari gli altri mi vogliono bene, quindi un pochino anche magari me ne approfitto. Ecco, potrebbe essere una piccola indicazione didattica intorno all'affetto. Quindi questo è il primo elemento, ma poi Lewis ne individua anche un secondo, appunto, che l'affetto è sicuramente il più naturale, ma non basta a se stesso. Cioè, quando l'affetto vuole ossessivamente diventare l'amore principale nei confronti di tutti quelli che ha intorno, ti trasformi in una persona pesante, che va in un qualche modo a rendere meno libere, meno autonome le vite degli altri. E allora qui lui fa un esempio interessante, dice che per funzionare l'affetto deve essere come il gin, che certo si può bere da solo, oppure usare come base per molti cocktail. Anche l'affetto, oltre ad essere un sentimento autonomo, può entrare nella composizione di altri affetti, permearli di sé e divenire proprio l'agente attraverso il quale essi operano giorno dopo giorno e senza il quale probabilmente si logorerebbero più rapidamente. L'affetto produce felicità se e soltanto se c'è buon senso, scambio reciproco, educazione. In altre parole, soltanto se vi aggiungiamo qualcosa di diverso dall'affetto. Il puro sentimento non basta. E nel testo fa anche l'esempio di una signora, diciamo, che è stata molto affettuosa dal suo punto di vista nei confronti della sua famiglia, e anche qui con un certo humor inglese, Lewis dice benissimo, però dopo, quando è morta, non si capiva come mai suo marito era più contento, i suoi figli si sentivano più liberi, addirittura il suo cane aveva ripreso una certa vitalità. Ecco, in questo senso, invece, la carità, l'amore di Dio al primo posto, posizionerebbe l'affetto appunto su quell'aspetto di benevolenza donativa nei confronti di tutti, compresi magari proprio anche quelli che ti mettono i bastoni tra le ruote, i nemici, i presuntuosi, eccetera, eccetera. Quindi trovare in un qualche modo motivo per ritenere che queste persone, verso queste persone si possa provare dell'affetto. Vedete che nell'immagine, poi, quando si torna alla principale, chiedere di allargare, se no non si vede, le proposte didattiche collegate al libro di testo La strada verso casa, intorno a questi elementi, ve le ho messe invece in ogni sezione dove trovate questa lente. Allora, se voi cliccate, vi si apre il riferimento. Il motivo per cui, dal punto di vista della carità, della virtù della carità, quindi dell'amore cristiano, più normalmente, diciamo, siamo portati a pensare che tutti siamo fratelli e sorelle, appunto, non è un motivo collegato semplicemente all'affetto spontaneo che possiamo avere nei confronti degli altri, ma appunto
in base a una precisa concezione dell'amore verso Dio. Per quanto riguarda l'amicizia, Lewis dice tante cose molto belle, parla anche diciamo, dell'amicizia come virtù, appunto, no? Come crescita nella virtù, quindi non la considera solo sul piano del sentimento. Ecco, Lewis cerca di far comprendere che la concezione dell'amicizia degli antichi che lui riprende non era una concezione affettiva, come per lo più succede oggi, dove ci diciamo, no, quando è che serve l'amico? Nel momento di bisogno, la spalla su cui piangere. Va benissimo, c'è sicuramente questa dimensione sentimentale che però purtroppo viene assolutizzata. E Lewis dice, beh, la modernità ha assolutizzato questa dimensione, però la sapienza degli antichi sull'amicizia prevedeva che due amici si aiutavano a crescere insieme nella virtù, che erano legati non solo, diciamo, dall'affetto, ma da interessi comuni, dal fatto di ritenere vero qualche cosa insieme. Ecco perché c'è, dice Lewis, in amicizia una certa normale esclusività che fa parte di questo legame affettivo. Il rischio che lui vede, diciamo, nell'amicizia è quello che questa esclusività, che di per sé è naturale, quindi non c'è niente che non va, sono i nostri simili che diventano nostri amici, in un qualche modo, potrebbe diventare escludente verso chi non fa parte della cerchia degli amici e dare il via, diciamo, a una mentalità da club. Ecco. Questa notazione pedagogica di Lewis, di ordine relazionale intorno all'amicizia, provate a pensare, così a intuire, come ci potrebbe far leggere in maniera diversa i problemi, non so, collegati al bullismo e all'esclusione degli altri. Ci sarebbe anche, diciamo, alla base del club esclusivo dei bulletti, qualche cosa che di per sé, sebbene si tramuta in qualcosa di negativo, qualcosa di nobile, cioè condividere medesimi interessi. L'unico problema è appunto che quegli interessi non sono dei buoni interessi, ma appunto addirittura alla violenza nei confronti di chi si sente escluso. Ma questa procedura, con finezza, Lewis dice che la ritroviamo anche nel semplice dare nomignoli. Ti dice, a volte l'amicizia non si fonda su nient'altro che su questo proposito di escludere gli altri. Parlando con un escluso, ciascun membro si compiacerà di chiamare gli amici con i loro nomi di battesimo, con i loro soprannomi, non perché, non benché, ma proprio perché in questo modo l'escluso non capirà a chi egli si riferisca. Può darsi benissimo che, visto l'ambiente in cui Lewis è vissuto, quindi l'ambiente accademico della Oxford del suo tempo, ma anche, diciamo, dell'ambiente sociale in cui viveva, questa dimensione dei nomignoli, dell'esclusività, fosse questione di vita quotidiana. Noi probabilmente la viviamo in maniera diversa, però appunto c'è, e tragicamente questa questione dell'esclusione la rivediamo appunto nelle relazioni distorte del bullismo. Ecco, in che senso invece l'amicizia potrebbe diventare espressione di carità? Qui nel libro di testo La strada verso casa, l'autore ha riportato, devo dire, una storia di amicizia, anche in consueta, Damone e Finzia, e della fedeltà che si ha in amicizia, del non tradire l'amico, del mantenere la parola data, che sono tutte, diciamo, delle dimensioni, come sappiamo, molto importanti in amicizia e sulle quali poter far riflettere gli studenti. Quindi,
dicevo, l'autore della Strada verso casa riporta in una parte dell'unità 5 del volume 3 questa interessante amicizia che lascio a voi da leggere. Da ultimo, l'Eros. Ecco, sull'Eros, Lewis propone una distinzione che è molto utile, credo, anche didatticamente. Ecco, questa è una piccola parentesi. Immagino vi stiate rendendo conto che questa esposizione, diciamo, permette anche di poter dar parola a qualche cosa. Qualche cosa che riguarda con l'amore, perché una delle complessità appunto dell'amore è quello di mischiare tanti elementi che non sono facilmente distinguibili. E invece in questo Lewis è proprio bravo. Permette di dare parola a un miscuglio di sentimenti, azioni, tensioni che si possono avere anche presentimenti e dar loro il loro nome. Ecco, rispetto all'Eros, Lewis distingue Eros e Venere, dicendo che Venere, così come è nella mitologia, che è la mamma di Eros, Venere sarebbe, diciamo, l'attrazione, la pulsione sessuale. Invece, collegare Eros alla dimensione di Venere sarebbe ridurre invece quello che è lo specifico di Eros, cioè quell'amore esclusivo che vivono gli innamorati, cioè lui dice è l'esperienza dell'innamoramento. Quindi ammette la possibilità, lo dice anche sempre con la sua gentilezza, dice in questo libro a me non interessano le questioni morali collegate al fatto che possa esistere la sessualità, l'agire la sessualità senza l'innamoramento. So che è così, so che la realtà mi dice questa cosa, però dice: non voglio entrare nel merito di disquisizioni morali intorno a questa cosa. Dice: vorrei far capire in che senso è solo nell'esperienza dell'innamoramento, in quella che noi chiamiamo esperienza di innamoramento, che sperimentiamo che cos'è Eros. Lo dice bene proprio all'inizio della riflessione del quarto capitolo che è dedicato a Eros. Qual è il limite di Eros? È che Eros di per sé nella mitologia è una specie di semidio anche, no? Adesso senza entrare nel ricordo di Pollon, troppo, però non è un dio fino in fondo, è un semidio che pretende di dover essere messo, diciamo, davanti a tutto. Ok? Se lo metti davanti a tutto, ti fa entrare in una logica che è appunto la logica dell'infatuazione, dove tutto diventa meraviglioso in nome dell'amata, in nome dell'amato. Ma se, cioè nel momento in cui ti accorgi che magari lui poi non è così centrale, poi non è anche Eros, è così tutto, non è così divino, e un pochino gli togli il suo ruolo di idolo, ecco che allora si trasforma in un diavoletto, in un piccolo demonio che piuttosto di essere scalzato dal suo trono di idolo, comincia a fare i dispetti alle persone. Anche in questo caso, l'unico modo, diciamo, per temperare Eros è quello di farlo esistere, quindi non di toglierlo di mezzo, di farlo esistere, ma di tenerlo a bada e mettere, diciamo, al primo posto quello che riguarda l'amore del vero Dio nella realtà sponsale, nella realtà sponsale. Infatti, con, secondo me, grande saggezza anche in questo caso, Lewis dice: in amore, nell'amore erotico, abbiamo una nostra legge, una religione privata, un Dio privato. Quando si prova un Eros autentico, l'opporre resistenza ad un suo comando suona come un atto di apostasia. E quelle che in realtà sono tentazioni, secondo i parametri cristiani, sono
sembrano parlarci con la voce del dovere. Per amore, devi per forza fare questa cosa. Poi continua: Eros muore o diventa un demone a meno che non si sottometta a Dio. Se rifiuta di farlo, sarebbe meglio per lui morire. Ma può invece continuare a vivere, incatenando senza pietà due individui che si tormentano a vicenda, ciascuno corroso dal veleno dell'odio trattino amore. Chi di voi ha esperienza diretta di coppie che scoppiano e che si trovano a dover affrontare il percorso della separazione matrimoniale, sa benissimo quanto questa dinamica di amore-odio, di ripicca, di tenersi incatenati a vicenda per l'eros che è esistito un tempo, insomma, è reale. E l'unico modo, appunto, sarebbe quello di ammazzare Eros, cioè di non farlo esistere. Ma questo psicologicamente significherebbe riuscire a fare un'operazione interiore notevole che è di questo tipo. Cioè, dopo tanto begare e litigare, provare a ricostruire una relazione di affetto, cioè del primo tipo di amore, costruire una relazione di affetto, come se la persona che ho davanti fosse una specie di ritrovato estraneo. Cavoli, ma questa operazione, diciamo, interiore e di ordine, per fare questa operazione interiore di ordine spirituale, serve anche in questo caso la presenza di un altro amore che è appunto la carità. Per quanto riguarda la proposta didattica, qui il richiamo a Eros conduce, penso anche didatticamente, a delle proposte nelle quali si dice che Eros può imparare qualche cosa, cioè che l'esperienza, dentro l'esperienza di innamoramento, tu puoi imparare ad amare. E quindi anche quello che si ricordava prima, i passi dell'amore in questo. È, diciamo, un riferimento, un testo molto significativo per i preadolescenti. E il testo invece di Religione, La strada verso casa, segnala quelle che potrebbero essere alcune attenzioni di questa avventura educativa di Eros. Bene, io qui mi fermerei, credo, diciamo che per quanto riguarda ciò che Lewis suggerisce rispetto al nostro insegnamento e riguardo a questo tema, gli elementi fondamentali ci siano. Vi consiglio ovviamente, se non l'avete letto, di leggere questo testo per vostro piacere anche personale, il vostro approfondimento personale, se già non lo conoscevate. E poi potrebbe anche essere interessante per chi lo fa condividere. Se l'approccio, se e come l'approccio di Lewis diventa significativo o no a lezione. Intanto vi ringrazio e se adesso c'è qualche intervento, qualche domanda, sono a disposizione. Eccoci qua Luciano, grazie intanto per il tuo intervento. Sì, effettivamente c'è qualche domanda, qualche commento dei colleghi. In realtà tanti si sono allacciati anche all'ultima questione a cui hai accennato, quella della separazione dei genitori, che è una tematica che caratterizza, dice Enrico, la vita di un sacco dei suoi ragazzi. Ecco, quindi magari anche proporre qualche lettura in classe o spiegare comunque le dinamiche può aiutarli, perché è un fenomeno, diciamo, abbastanza frequente. Abbiamo Daniela che chiedeva: questi passi che noi abbiamo letto insieme in quest'ora, se si possono proporre direttamente così ai ragazzi, analizzandoli magari insieme e traendo qualche. Assolutamente, sì, li ho pensati apposta. Ottimo, molto bene. Abbiamo Edoardo invece che chiedeva se a tuo avviso c'è magari qualche compito di realtà che si può allacciare a queste, diciamo, a queste tematiche.
Beh, sicuramente con un po' di, diciamo, di fantasia si potrebbe strutturare qualche compito di realtà. Facevo riferimento all'inizio a quella piccola distinzione, no? In che senso sopporto o mal sopporto i miei affetti. Cioè, credo però che su queste dimensioni, nel momento in cui si propone un compito di realtà, quello che conta è che sia un compito di realtà che produca la riflessione interiore intorno a questi temi. Poi, nei libri di testo, anche nella strada verso casa, nella guida dell'insegnante, c'è un compito di realtà preciso segnalato rispetto a queste dimensioni. Però credo che l'elemento, al di là poi del singolo compito di realtà che si va ad individuare, sia quello lì, cioè condurli appunto a delle chiavi di lettura e di riflessione della loro realtà di relazione e della loro vita interiore. Benissimo, ti ringrazio. Vedo anche domande, ne approfitto per rispondere circa il testo e circa i materiali. I materiali che ci ha mostrato il professor Pace vi verranno inviati via mail domani verso quest'ora. Riceverete la solita mail con il link per il vostro attestato, il link per accedere a questi materiali e anche il link per rivedervi poi eventualmente la registrazione. Per invece coloro che chiedevano per la copia saggio, potete scrivere qui adesso in chat il vostro nome e cognome, l'indirizzo della scuola nella quale insegnate, oppure per chi vedrà la registrazione, l'indirizzo mail webinar@lascuola.it, che è il mio indirizzo mail, poi noi giriamo ai vari agenti le vostre richieste. Luciano, qua si parla di bullismo, invece abbiamo Antonella che parla di bullismo e ci chiede, avendo fatto il primo accenno anche alla tematica del bullismo, ti viene in mente qualche magari attività o qualche anche magari intervento da fare con i colleghi, magari anche di educazione civica, per sensibilizzarli in relazione a questa tematica e per stimolare insomma anche il rispetto reciproco? Ma per quanto così, non pretendo di rispondere, ma così a sensibilità, già se si riuscisse a comunicare che, diciamo, gli aggressori, il gruppetto, diciamo, degli aggressori, non sono i cattivoni, diciamo, che vanno solo condannati e basta, evidentemente vanno educati, quindi su questo non c'è dubbio. Ma già la postura mentale dell'educatore che dice: ok, bisogna in un qualche modo disattivare quello che avviene nel gruppettino degli aggressori. Ecco, io credo realisticamente in queste dimensioni che la conoscenza non sarà tutto, ok, ma ha una funzione davvero orientativa. Cioè, fare degli incontri con gli studenti in cui si fanno percepire queste dinamiche non solo in maniera giustizialistica o moralistica, ma cercando di comprendere anche quelli che potrebbero essere degli aspetti buoni ma deviati all'interno delle dinamiche degli aggressori, potrebbe essere una strada, perché dopo serve la forza di volontà, e quando si educa no, non esiste il meccanismo causa-effetto. Però è anche vero che l'educazione in sé avviene nel momento in cui uno decide di autoeducarsi alla luce di quello che un educatore gli propone, ed è evidente che la proposta dell'educatore, più è sensata, più ha qualcosa da dire, più ti aiuta a leggere come stanno le cose, più diventa forte per poter prendere la decisione di seguirla. Ripeto, non è un meccanismo causa-effetto, però in questo caso, visto che anche lì tante attività vengono fatte a scuola intorno al bullismo, però un approfondimento psico-pedagogico di ordine relazionale che preveda anche queste dimensioni affettive potrebbe essere una strada. Ecco, l'accennavo così, poi. Certo, sono tematiche anche belle articolate, insomma, poi ogni caso è a te, però ci si può provare.
Benissimo, io vedo che abbiamo risposto un po' a tutti i grandi interrogativi di oggi e purtroppo abbiamo anche già esaurito il tempo che abbiamo a disposizione. Quindi, Luciano, io come sempre ti ringrazio per essere stato qui con noi, è sempre un piacere. Ringrazio tanto anche tutti i docenti che si sono collegati e ci hanno fatto compagnia anche oggi. Dunque, mi sembra di avervi detto tutto, sia per il testo che per i materiali e quant'altro. Se avete bisogno, avete comunque a disposizione sempre l'indirizzo mail. Luciano, grazie ancora. Grazie a te e un caro saluto a tutte e a tutti. Alla Grazie. prossima. Alla prossima, a presto, ciao.